Incremento dei servizi di controllo da parte della compagnia dei carabinieri del comando provinciale d'Oristano. Ieri, mercoledì 13 aprile, il servizio straordinario che ha visto impegnate pattuglie delle stazioni di Marrubiu, Solarussa, Milis, San Vero Milis e Cavras si è concentrato sui controlli nei confronti di persone pregiudicate e sottoposte a misure limitative della libertà personale, sulla vigilanza delle zone, ormai terra di spaccio e uso di droga, e sui controlli della circolazione stradale sulle principali arterie di comunicazione. Dunque, sono stati identificati e controllati 95 persone, 68 automezzi e 23 auto articolati, tra le contravvenzioni elevate al codice della strada. Inoltre, nell'aumentare i servizi di pattuglia per un più stringente controllo stradale per prevenire incidenti per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, un focus ulteriore è stato rivolto al trasporto su strada dei rifiuti, allo scopo di contrastarne illecita gestione. A Marrubiu è stato sequestrato un furgone con il relativo carico che trasportava parti elettriche ed elettroniche fuori uso, rifiuti derivanti da attività edilizia, nonché residui metallici in totale difformità dalle autorizzazioni concesse, nonché in assenza del cosiddetto formulario per l'identificazione dei rifiuti trasportati. Un marocchino di 52 anni, residente a Terralba, è stato denunciato alla Procura della Repubblica d'Oristano per attività di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi. A San Vero Minis, un autotrasportatore marocchino di 30 anni, residente nel Cagliaritano, è stato segnalato all'autorità amministrativa per aver trasportato rifiuti non pericolosi in assenza del formulario. Inoltre, sequestrati in tre diversi controlli alla circolazione stradale eseguiti a Marrubiu, Tramazza e Cavras, circa 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, segnalando tre persone all'autorità amministrativa per uso personale di droga. L'attività di controllo straordinario del territorio, hanno fatto sapere dal comando provinciale, proseguirà durante tutto il periodo pasquale affinché i cittadini possano trascorrerlo nella maniera più serena possibile. Dovranno lasciare il campo i nomadi che si erano accampati con i loro veicoli in aree comunali adibite a parcheggio di via Emilio Lussu, via Iba, spazio adibito allo scarico dei camper, da quella sterrata nei pressi della questura e da tutto il territorio comunale. A disporlo l'ordinanza firmata dal sindaco Andrea Luzzu. I parcheggi di via Lussu da alcuni mesi sono occupati arbitrariamente da autocaravan. Si tratta di una zona non attrezzata per la sosta prolungata dei camper e l'accampamento di persone. Una zona priva di strutture idonee per lo smaltimento dei rifiuti e per l'approvvigionamento dell'acqua potabile. La sosta dei camper, dunque, costituisce motivo di pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica. Nel corso dei mesi sono state numerose le segnalazioni pervenute all'ente amministrativo da parte di civili e residenti, così come gli interventi della Polizia locale, della Polizia di Stato, talvolta anche con operazioni congiunte e numerosi verbali al decoro pubblico e al codice della strada. Per il rinnovo dei consigli comunali si voterà la sola domenica del 12 giugno e per eventuali supplettive il 26 dello stesso mese. Un solo turno, quindi, contrariamente alla norma dei 2 giorni. La decisione è stata assunta nell'ultima riunione della giunta regionale, alla quale ha fatto subito seguito il decreto del presidente Solinas. Alle urne un solo giorno, quindi, con buona pace per scrutatori, presidenti e segretari di seggi e per le forze dell'ordine mobilitate per sorvegliare i luoghi del voto. In Sardegna alle urne si andrà in 65 comuni per la elezione di altrettanti consigli comunali e sindaci. In provincia di Oristano, con il capoluogo, il voto riguarderà complessivamente 19 comuni, compresi quelli retti da un commissario, sindaci che potranno ricandidarsi per 3 o 4 mandati in dipendenza del numero degli abitanti. Tempi lunghi e scadenze che si approssimano per le elezioni comunali, dove ad Oristano deve essere rinnovato il consiglio comunale ed eletto il nuovo sindaco. Come già riferito, a parte il centro-sinistra che ha già scelto il sindaco con Efisio Fsanna, che si appresta a sua volta a presentare il programma, quello che al momento appare in alto mare è la coalizione uscente di centrodestra. Infatti anche l'ultimo degli incontri si è concluso con un nulla di fatto, tra rinunce e veti incrociati sul nome del candidato sindaco.
E questo è un nodo da sciogliere non di poco conto, considerando che l'unico nome che è stato ufficializzato è quello dell'uscente Andrea Luzzo in quota Fratelli d'Italia, nome sul quale gran parte della maggioranza uscente non concorda. Sono state aperte in via Brianza, Oristano, le casette mobili per l'accoglienza temporanea delle persone in particolare condizione di disagio abitativa. Sono stati il sindaco e l'assessore ai servizi sociali a inaugurare il piccolo insediamento nato per dare un rifugio sicuro e accogliente, sia pure temporaneo, a chi vive un momento di particolare difficoltà. Insieme a loro il presidente della Commissione Servizi Sociali Antonio Iatalese e altri assessori e consiglieri comunali. Un'altra risposta, ha affermato il primo cittadino oristanese. È un progetto innovativo, 4 moduli a servizio di persone che hanno grosse difficoltà. Il primo, credo, di questa in Sardegna con questo obiettivo. C'è stata una delibera che praticamente fa leva sulla temporaneità, quindi 6 mesi potranno avere come massimo tempo di occupazione, prorogabile ad altri 6 mesi per situazioni straordinarie, ed è chiaro che i servizi sociali faranno dei progetti ad hoc proprio nei confronti delle persone, che sappiamo essere tante, che sono in questa drammatica situazione. Sicuramente nelle prossime settimane ci sarà anche l'apertura del dormitorio, quindi credo 3 risposte importanti per la città, senza dimenticare il bando da 15 milioni di euro della qualità dell'abitare, dove nelle nostre frazioni saranno riqualificate delle strutture sempre anche per interesse sociale, quindi con un fine nobile nei confronti delle persone che in un modo o in un altro hanno delle difficoltà nella vita di tutti i giorni. L'accoglienza limitata nel tempo è importante, ma non sarà l'unica misura a favore di questi soggetti, ha aggiunto l'assessore Carmen Murru. L'ente amministrativo interverrà con un più ampio progetto di accompagnamento, volto ad aiutare le persone ad orientarsi sui servizi del territorio e per accedere a sussidi e agevolazioni. Le risposte alle molteplici richieste di intervento inviate nei mesi scorsi aumentano di numero. A comunicarle è la Giunta regionale. Tra gli interventi progettati, la creazione di 50 case della comunità, in tutto 4 quelle previste nell'Oristanese. I paesi scelti sono Sant'Ursurgiu, Samugheo, Ghilarza, Tramazza. Si tratta di nuove strutture sociosanitarie che raccoglieranno in un unico spazio i servizi di medicina specialistica anche attraverso la telemedicina, l'assistenza primaria con i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta che continueranno ad operare anche attraverso i propri ambulatori e l'assistenza infermieristica, ma al loro interno i cittadini potranno trovare anche l'assistenza sociale, lo psicologo e altri professionisti della salute. Il futuro della sanità sarda inizia oggi e passa attraverso una programmazione di interventi che ci consentirà di usare tutte le risorse a nostra disposizione per integrare i nuovi servizi, ha evidenziato il presidente della regione. La pandemia ha cambiato e sta cambiando radicalmente il modo di concepire i nostri sistemi sanitari e in questo quadro la medicina di prossimità avrà un ruolo centrale, sempre più importante per i territori nei quali fino ad ora si è sofferta la carenza di servizi erogati dalla sanità pubblica. Abbiamo un orizzonte ben definito ed è su queste sfide che stiamo concentrando i nostri sforzi, a beneficio di tutti i sardi. Conoscenza del territorio e delle problematiche collegate ad un suo uso non corretto, obiettivo raggiunto dal prefetto Fabrizio Stelo. Dunque, visitati 78 comuni che costituiscono la provincia d'Oristano, ho scoperto una terra bellissima, comunità e paesi molto diversi fra loro e a tratti unici, piccole realtà ricche di storie, di valori culturali e ambientali, luoghi in cui è forte lo spirito identitario e il senso di comunità, ha affermato Fabrizio Stelo. Certo, le problematiche non mancano, me ne sono state segnalate più di una. Una rete stradale inadeguata che necessita di grandi interventi infrastrutturali. Inoltre, una sanità territoriale in notevoli difficoltà che penalizza tutta la popolazione, ma soprattutto i più fragili, i più bisognosi e gli anziani. Preoccupante poi è la situazione economica, quanto mai complessa, tra una difficile ripartenza post-pandemia e il noto aumento dei carburanti e delle bollette che sta creando seri problemi a famiglie e imprese. Ho assicurato a tutti i sindaci, ha continuato Stelo, pur nei limiti del mio ruolo istituzionale, il massimo impegno a sostegno delle loro legittime richieste, nell'interesse dei cittadini di quei territori e delle loro popolazioni che attendono da tempo risposte non più rinviabili a problemi concreti.
Accordo raggiunto. La spiaggia più celebre dell'area marina della penisola del Sinis, ovvero Isarutas, si doterà di una nuova veste. Via infatti le palme, oramai prive di vita. Ad ucciderle è il tanto temuto punteruolo rosso. Un video pubblicato sulla pagina social del comune di Cabras conferma quanto affermato. Un'annosa questione che si trascina da tempo. L'amministrazione provinciale è interpellata innumerevoli volte attraverso interrogazioni, note, affinché intervenisse sulle piante prese completamente di mira dal l'insetto, una realtà purtroppo non modificata. Isarutas ha perso le sue palme. In questi giorni l'accordo tra giunta Abis e provincia per la loro distruzione. Un lavoro atteso da tempo, si legge su Facebook. Finalmente liberiamo dai residui delle piante la strada di accesso alla spiaggia più famosa della nostra costa. Sono 1711 casi registrati oggi in Sardegna, di cui 1467 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale fra molecolari antigenici 10.139 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 23 meno 2. I pazienti ricoverati in area medica sono 338 meno 12. Si registrano 6 decessi. Sul territorio provinciale si registrano 200 nuovi casi. A Oristano Città invece si sono registrati 46 nuovi contagi e 26 guarigioni. Oggi presso la sede della Protezione Civile regionale si è tenuto un incontro per fare il punto sui piani dipartimentali antincendio, al quale hanno partecipato l'assessore regionale della difesa dell'ambiente Gianni Lampis, i direttori generali del Corpo Forestale e della Protezione Civile. Durante la riunione è stata illustrata la situazione rispetto al personale e ai mezzi a disposizione ed è stata sottolineata la necessità di condividere il testo dei piani anche col Corpo dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale del sistema di protezione civile, anche in relazione al piano regionale antincendi. Oggi in cattedrale si è svolta la Santa Messa Crismale che tradizionalmente si celebra nella mattina del Giovedì Santo, giorno in cui la Chiesa non solo apre il Triduo Pasquale ma festeggia l'istituzione del sacerdozio. Per la prima volta nella storia delle diocesi la solenne concelebrazione ha visto la partecipazione dei sacerdoti delle diocesi di Oristano e Ales Terralba, riunite dallo scorso anno nella persona di Monsignor Roberto Carboni, arcivescovo metropolita di Oristano e vescovo di Ales Terralba. Durante la celebrazione sono stati benedetti gli oli santi ed è stato consacrato il Sacro Crisma per tutte le 130 comunità parrocchiali della provincia ecclesiastica. L'acqua in distribuzione a massa, ma è nuovamente a norma. La conferma arriva dagli ultimi campionamenti effettuati dai laboratori certificati di Abbanoa sui prelievi eseguiti nella rete idrica. I risultati sono stati già comunicati al Comune e al SIAN per consentire la revoca dell'ordinanza di non potabilità. Venerdì 15 aprile a Bosa i tecnici di Abbanoa collegheranno la nuova condotta idrica in via Serravalle. L'intervento rientra nel programma di razionalizzazione, rinnovo e efficientamento delle reti idriche bosane. Durante le operazioni di collegamento, che saranno eseguite tra le 8.30 e le 12.30, si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nella zona di via Serravalle alimentata dal serbatoio Castello. Alla ripresa del servizio l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800 022 040 attivo 24 ore su 24. Parte con una mostra internazionale su Monte Prama il programma di promozione e la collaborazione oltreoceano, sviluppati con un finanziamento della regione per valorizzare, anche dal punto di vista scientifico, il patrimonio culturale della Sardegna. Il prestigioso sito della Columbia University ospiterà da domani uno dei nostri siti più importanti, quello di Monte Prama, patrimonio non solo della Sardegna e dei sardi, ma di tutta l'umanità, ha spiegato l'assessore della programmazione Giuseppe Fasolino. L'opportunità e la competenza dell'Italian Academy consente ora di mostrare questi tesori a tutto il mondo.